Vice sindaco di Lama Mocogno, Fabio Ballotti, e che cosa pensa della possibilità di fare marketing o meglio promozione turistica attraverso i video amatoriali dei turisti? Beh, diciamo che penso sia una nuova formula questa di creare promozione, anche perché diciamo è importantissimo avere una testimonianza innanzitutto dei luoghi attuali, perché comunque di recente mi è capitato di vedere delle immagini del nostro territorio di 50 anni fa e in effetti ho riscontrato una grossa differenza rispetto alla situazione attuale. Invece devo dire che guardando le cose tutti i giorni sembra che in realtà non cambia niente, e questo è importante avere delle immagini comunque condivise con tutti, anche a livello proprio amatoriale, in modo che uno riesca a dare al proprio video, diciamo, il più possibile il fatto di essere un video soggettivo, di regalare agli altri le emozioni, le cose che hanno colpito di più quella persona che a livello amatoriale ha girato il video. Anche perché, come dicevo prima, mi è capitato di recente di vedere delle immagini di alcuni anni fa e in effetti le cose sono cambiate molto, sembra che di giorno in giorno non cambi niente, poi dopo a riguardare quelle immagini in effetti è anche cambiato molto. Questo probabilmente è dovuto più all'intervento dell'uomo che a un cambiamento, diciamo, dell'ambiente, però è interessante comunque lasciare una testimonianza di queste immagini odierne. L'altra cosa, come aveva inserito lei inizialmente, è la promozione turistica in rete a livello amatoriale. Ecco, questa è una cosa, una conquista della tecnologia importantissima, che io penso sia importantissima anche per il nostro territorio, che siamo lontani dai centri o dalle grosse città o dove, diciamo, ci sono delle possibilità di arrivare alla gente in modo diverso. È una grossa conquista il fatto che con questi filmati si sia aperta una piccola finestra dell'Appennino nel mondo, perché con due clic uno riesce a visitare il nostro Appennino, insomma, a entrare proprio nel nostro Appennino con un semplice clic da tutte le parti del mondo dove c'è una connessione. Insomma, questo è normalissimo nel 2012, ma se lo pensavamo solo 10-15 anni fa incominciava a essere una cosa con molti molti più ostacoli, quindi è veramente interessante, importantissimo. Siete mai rimasti sorpresi da qualche cosa che avete visto in un filmato che riflette il punto di vista di chi lo ha fatto, ma al quale non avevate pensato nemmeno voi che siete su questo territorio? Beh, diciamo che tutti i filmati sono molto interessanti e molto belli, perché comunque vanno a colpire a 360 gradi quello che è il nostro territorio. Diciamo che personalmente delle cose nuove a cui non avevo pensato non le ho viste per un motivo molto semplice: io sono nato a Lama, vivo a Lama da sempre e per me è abitudine girare e vedere quei posti tutto l'anno, col fatto che vivo qua, un legame molto forte col territorio. E questa è una cosa mia personale, insomma, il mio parere può essere un parere di parte perché ho un forte legame con il territorio. Io la mattina quando mi alzo, abito alla Santona, la prima cosa che faccio quando metto i piedi giù dal letto è andare alla finestra del Cimone. Lui è sempre lì che mi aspetta, io lo chiamo il gigante buono, perché sono molto legato a questo territorio e è una certezza per me al mattino quando mi alzo vedere il Monte Cimone lì davanti a me, anche perché siamo in un periodo dove purtroppo delle certezze ne abbiamo molto poche. Quindi io la mattina, la prima cosa che faccio quando mi alzo, vado a vedere il Cimone. Allora, per tornare alla diffusione di questi video amatoriali, come pensa che potrebbero essere utilizzati dalle istituzioni anche proprio per promuovere il loro territorio? Beh, certo che, come ho visto anche in questi giorni, che i video sono stati già pubblicati e condivisi e postati da molte persone, sicuramente anche dalla parte istituzione, che con le nuove tecnologie siamo andati avanti. Anche noi abbiamo tutti i nostri siti, diciamo, i progetti fatti non a livello locale, come riprendeva prima il sindaco in un filmato, facendo sistema come Frignano, non più il singolo comune che ha approccio al proprio territorio con una propria iniziativa, quindi con un sistema, e sicuramente la rete ci dà un vantaggio immenso, come riprendevo prima, quindi va cercato di mandare avanti sempre il più possibile il vantaggio che ci dà la rete, che ci permette di andare nelle case di tutti, insomma. Grazie. Prego.